abbiamo un corpo su cui fare comunque quelli che sono gli accertamenti necessari per ricostruire la verità. Qui cosa avete fatto? Quegli approfondimenti che si diceva, perché proprio nelle vicende in cui la ricostruzione non è chiara, e questo è un caso in cui la ricostruzione non è chiara, all'esito delle prime analisi è necessario fare degli approfondimenti che possono essere la verifica di alcune idee ricostruttive iniziali oppure anche il riscontro del racconto dell'indagato. Direi che è stata una mattina molto interessante, si è concentrata sia sul bagno sia in altre parti dell'abitazione. E quindi sono stati fatti altri prelievi su cui essere naturalmente dobbiamo aspettare, ma direi che ne valeva la pena. Ci avete usato ancora il Luminol? Anche, sì, assolutamente, ma insomma è uno dei test che poi ormai convenzionalmente si usano per le tracce invisibili, ma non solo, c'erano anche altre tracce che è valsa la pena di attenzionare e di prelevare. Quanto tempo ci vorrà per le risposte? Dunque, questo come sapete dipende sempre dalle norme del codice di procedura penale, sono accertamenti ripetibili, quindi stabiliremo insieme anche agli altri consulenti, quindi alla difesa di Pasini, stabiliremo la data, credo inizieremo la settimana prossima, ormai siamo a giovedì, e dunque contiamo una decina di giorni, 15 giorni da oggi. E avete sequestrato anche degli oggetti, del materiale? Sono stati selezionati alcuni abiti che adesso sono al vaglio del RIS. Quindi utile vedere il luogo dove... Ma è sempre utile, è fondamentale. È fondamentale perché noi abbiamo una versione che va inquadrata nello scenario in cui eventualmente quell'evento è stato consumato. Quindi è sempre utile e poi se lo fai anche all'esito di analisi che in parte conosciamo è ancora più utile. Tracce sarebbero state trovate anche nell'epoca matrimoniale, a lei risulta? Sono al vaglio ancora analitico, diciamo che nella casa sono state trovate tracce in più punti, tracce interessanti in più punti. Voi capite che anche se io rappresento la parte offesa sono tenuto anch'io al segreto istruttorio, quindi voglio rispettare questo compito e questo dovere.